Buongiorno. Mi viene domandato spesso quali siano i criteri che guidano un editore nella scelta dei manoscritti. Beh, sto cercando di rispondere anche con una serie di articoli sul blog. Comunque, una delle risposte, forse più ovvie, forse più banali, che posso dare è che intanto comincio dall'esame dell'incipit. L'incipit, lo sa certamente chi ha fatto dei corsi di scrittura creativa o comunque chi ama la lettura, è un punto importantissimo in un libro, qualsiasi libro, un romanzo direi in modo particolare, ma credo che sia vero per qualunque tipo di opera, anche per un saggio. Con l'incipit un autore può comunicare moltissimo ai suoi lettori, ma non soltanto, li può anche condizionare, può guidare la loro attività di lettura. La lettura infatti non è un'attività neutra e sempre uguale a se stessa, è condizionata da tantissimi elementi. E certamente un modo potente che ha l'autore per tirare dentro un lettore di una storia è quello di scrivere un buon inizio. Io potrei presentarmi decine di incipit, dei romanzi, degli ebook di miei autori, ma temo di creare delle gelosie o degli scontenti e quindi ho scelto di parlare di incipit a partire da due romanzi molto famosi che sono Lessico familiare di Natalia Ginzburg e La donna della domenica di Fruttero e Lucentini. Allora, cominciamo dalla Ginzburg. Al suo libro l'autrice antepone un'avvertenza in cui dice che luoghi, fatti e persone sono in questo libro reali, nel senso che lei tutte le volte che, essendo una romanziera, prova ad inventare, subito si sentiva quasi in colpa e voleva distruggere quello che aveva scritto. Più avanti però dice: benché tratto dalla realtà, penso che si debba leggere come se fosse un romanzo. Cioè, attenzione, quando si scrive anche di cose autobiografiche, non si fa mai della vera autobiografia. Cioè, il fatto che questo libro sia definito un romanzo vuol dire che l'autrice prende in qualche modo le distanze, che la narratrice interna non è Natalia Ginzburg, ma è la narratrice del libro. E passiamo all'incipit vero e proprio. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: non fate malagrazie. Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci. Sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre anche i quadri moderni che non poteva soffrire. Diceva: voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi. E diceva: voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra, vi manderebbero subito via. Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio. Mi è sembrato un bel sempio, diceva, commentando qualche sua nuova conoscenza. Oltre ai sempi c'erano i negri. Un negro
io era, per mio padre, chi aveva modi goffi, impacciati e timidi, chi si vestiva in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna, chi non sapeva le lingue straniere. Questo incipit è molto interessante perché immediatamente attira il lettore proprio dove l'autrice vuole che il lettore entri, cioè in seno alla sua famiglia e in un momento che è quello dei pasti, in cui la famiglia si riunisce, pasti, che quindi c'è un momento anche di convivialità. E la dunque il momento dell'incipit anche è molto ben delineato fin dalle primissime righe. Dice: nella mia casa paterna, luogo, quando ero ragazzina. Quindi ecco che sono i ricordi della sua famiglia. Ci ha già avvertito, però cioè, attenzione, non sono ricordi scritti in un modo così cronologico e preciso, sono i ricordi filtrati appunto dal tempo e dal distacco che si prende quando si scrive. Viene subito messo in evidenza anche un personaggio che è di grande spicco e di grande importanza nella vita dell'autrice, che è il padre, la figura del padre. Il padre che non parla ma che tuona o che urla, un padre che è estremamente esuberante e che ha delle idee molto precise su tantissime cose. Intanto su come vuole che i figli stiano a tavola, ma questo è abbastanza comprensibile. E poi, non ama l'arte moderna, ama molto, invece stima molto la civiltà inglese e l'Inghilterra ed è pronto a dare giudizi molto severi sulle persone. Molte persone sono per lui un sempio, cioè degli stupidi, tra l'altro tra parentesi darà poi del sempio anche Mussolini, ma le persone le valuta anche sul loro modo di vestirsi, il loro modo di comportarsi, la loro goffaggine, il fatto che amino o meno andare in montagna, perché lui adora la montagna. Ecco quindi, con questo incipit, inoltre, l'autrice ci comunica fin dalle prime pagine alcune parole che o sono parole inconsueti, inusuali, inventate addirittura, o sono parole usate in accezioni particolari. Il caso di negro, appunto il negro non è persona di pelle nera, ma è persona impacciata, goffa e che il padre stima poco. Racconto quindi in prima persona, l'altra volta abbiamo detto che si definisce intradiegetico perché raccontato dall'interno e autodiegetico perché la narratrice è personaggio del libro stesso. Con questo invitarci nella sua casa, questo farci partecipi del suo lessico familiare, Natalia Ginzburg seduce il lettore, lo porta dentro la storia e lo porterà per mano fino all'ultima pagina. Il secondo romanzo, il secondo incipit di cui vi volevo parlare è quello della Donna della Domenica, che è un giallo, come certamente sapete, è un libro molto famoso. Allora, vediamo di leggere alcune righe anche di questo incipit. Il martedì di giugno in cui fu assassinato, l'architetto Garrone guardò l'ora molte volte. Aveva cominciato aprendo gli occhi nell'oscurità fonda della sua camera, dove la finestra ben tappata non lasciava filtrare il minimo raggio. Mentre la sua mano, maldestra per impazienza, risaliva lungo le anse del cordoncino cercando l'interruttore, l'architetto era stato preso dalla paura irragionevole che fosse tardissimo, che l'ora della telefonata fosse già passata. Ma non erano ancora le 9, aveva visto con stupore.
Per lui, che di solito dormiva fino alle 10 e oltre, era un chiaro sintomo di nervosismo, di apprensione. Calma, si era raccomandato. Sua madre, sentendolo muovere, era andata automaticamente a preparargli il caffè. E lui, dopo un buon bagno di cui aveva bisogno da tempo, aveva indugiato a radersi con meticolosa lentezza. C'erano circa 4 ore da far passare. Allora, anche qui, in queste poche righe, abbiamo tantissimi elementi. Abbiamo il tempo, abbiamo un luogo, abbiamo un personaggio e abbiamo molte informazioni che gli autori già ci trasmettono. Allora, intanto, prima riga, il martedì di giugno in cui fu assassinato l'architetto Garrone. Sappiamo il giorno, sappiamo la stagione, sappiamo che fu assassinato e che la persona assassinata, perlomeno comunque il primo degli assassinati, è un architetto e si chiama Garrone. Anche questa è un'informazione, questo del suo titolo di studio, che chiamiamolo così, importante. E guarda l'ora molte volte, perché il tempo in questa giornata della sua morte è molto importante. Quindi, fin dalle prime righe, le autori ci invitano a prestare attenzione a questa estensione temporale. Allora, come comincia? Comincia, cioè, aveva cominciato aprendo gli occhi nell'oscurità fonda della sua camera. È completamente buio, le tapparelle sono abbassate e lui non vede, non sa che ore sia. Allora dice, con la mano maldestra per l'impazienza, e qui anche ci viene segnalato, anche a più riprese, quanto sia impaziente, di quanto questa persona dica a se stessa di stare calmo, con la mano risale, c'è lungo le anse del cordoncino cercando l'interruttore. Non lo vediamo, ma immaginiamo questa mano che brancola, che tocca questo cordoncino, questo filo elettrico attorcigliato, no? Per arrivare al pulsante, probabilmente dell'abat-jour, e vedere quindi l'ora. E si stupisce, sono soltanto le 9, lui di solito dorme fino alle 10. Intanto la madre, che lo sente muoversi, svegliarsi, pronta va subito in cucina a preparare il caffè. E questo ci dà un'altra importante informazione sul personaggio. Intanto che questo architetto vive con la madre. È un martedì mattina, lui di solito si alza alle 10, quindi capiamo che non è forse un grande lavoratore, che evidentemente ha l'abitudine di poltrire e anche di essere servito di tutto punto dalla signora mamma. Poi cosa fa? Dunque, va intanto a fare un buon bagno di cui aveva bisogno da tempo. E questa è un'altra informazione che gli autori ci danno, cioè che si tratta di una persona poco pulita. E in effetti il personaggio che ci vogliono presentare è una persona ambigua, viscida, una persona in definitiva abbastanza repellente. Ha delle ore, circa 4 ore da far passare, quindi se la può prendere con calma. Passare per che cosa? Ma prima si è parlato di una telefonata. Aveva paura che l'ora della telefonata fosse già passata. Ed ecco che qui un'altra informazione che ci viene. Dovrà questo personaggio fare o ricevere, non si sa, una telefonata evidentemente molto importante. Ecco che in pochissime linee gli autori mettono veramente le basi e ci danno anche un chiaro quadro del personaggio che sarà appunto il primo assassinato. Questo tipo di incipit è un incipit informativo, ma anche un incipit che orienta il lettore già per esempio a prendere un po' in antipatia questo architetto Garrone. Racconto in terza persona,
narratore extradiegetico, eterodiegetico, e ecco che siamo pronti. E incuriositi anche perché vogliamo sapere come mai sarà assassinato, perché sarà assassinato, cosa è questa importante telefonata e così via. Siamo pronti a procedere con la lettura del romanzo. Bene. Io credo che, detto questo, molte persone che mi ascoltano e che hanno voglia di scrivere faranno molta più attenzione all'incipit perché veramente è un momento chiave e quando io leggo un manoscritto con un buon incipit comprendo immediatamente che lo scrittore, comunque una persona che ha curato il suo testo, che si è posto delle domande e si è posto anche criticamente il problema di coinvolgere un lettore, di invogliarlo anche a leggere e a proseguire appunto nella conoscenza del suo manoscritto. Io vi saluto, alla prossima settimana.